Io volevo chiederle proprio il lavoro fatto con Saverio Costanzo, sia per, cioè per entrambi i film. Lì c'è stato un lavoro sul corpo molto, molto difficile e molto pesante. Lei prima diceva che riusciva ad uscirne, diciamo, fuori dal set, però in quel caso era il corpo stesso a dimostrare il lavoro fatto sul set. Com'è stato tornare a casa dimagrita e anche uscirne poi dopo la fine delle riprese? Allora, per la solitudine dei numeri primi, per fortuna il film è fatto di due parti. Una parte dove io dovevo dimagrire molto e Luca Marinelli, l'attore che interpretava Mattia, doveva ingrassare molto. E la seconda parte dove entrambi eravamo normali. E per fortuna, visto che il film spesso si gira in sequenza, spesso no, in questo caso non girando in sequenza, perché la parte della trasformazione era alla fine, noi abbiamo iniziato girando dalla fine e quindi girando da quella parte che aveva, dove i nostri corpi dovevano essere messi molto alla prova. Poi ci siamo fermati e per necessità di copione siamo, lui è dimagrito e io sono tornata normale, perché io ho perso, Luca era ingrassato 15 kg, io ne avevo persi 11, insomma pesavo 39 kg e ero proprio al limite dell'anoressia. Ecco, lì è stato un lavoro estremo dove attraverso questa metamorfosi fisica il disagio di questi due personaggi era tangibile, subito, concreto. E lì non mi sono persa, perché poi uno non si perde anche perché è circondato, in questo caso c'era un regista e dei collaboratori molto validi, che appunto come a un attore viene chiesto di superare un limite, quando supera quel limite rispetto a questo film è in un territorio pericoloso, perché è allo scoperto e si può fare male, e allora è importante che chi guida questo sia una persona che protegge l'attore, che in quel momento è vulnerabile in tutti i sensi, sia emotivamente, in quel caso specifico noi lo eravamo, perché io soprattutto ero entrata dentro un territorio che era vicino a una patologia. Lì sono i registi che sono, cioè siamo noi che diamo tanto, ma essere nelle mani di un regista che sa proteggere questa ricchezza, che sa portarti oltre il tuo limite e poi proteggerti, è, secondo me, per un attore è la condizione ottimale. Quindi ecco, quel disagio io me lo portavo anche a casa, ma c'era tutto un sistema intorno che faceva sì che non diventasse la mia vita, ma che era la vita di qualcun altro, e che potessi guardare a quella cosa così affascinante, lo devo dire perché affascinante, ma pericolosissima, con distacco.